Scegli Dimmi Dove e il tuo annuncio arriverà a destinazione. Obama cerca consensi nella corsa alla Casa Bianca. Nella convention democratica di Denver il discorso più importante lo fa Michelle, la moglie di Obama. Michelle parla del marito, di come sia un uomo semplice, come abbia finito gli studi solo grazie ad una borsa di studio, di come sia stata povera la sua famiglia. Michelle insiste molto sulla forza dei valori familiari e riesce a conquistare tutta la platea degli intervenuti alla convention. Vediamo i dettagli della giornata da un servizio trasmesso dal TG1. Tocca a lei fare da madrina al varo della nave democratica che vuole arrivare alla Casa Bianca. Denver, Colorado, qui ai piedi delle montagne rocciose, Michelle Obama saluta i delegati, stringe le mani, tesse le lodi del marito. Barack, il principe di una famiglia multietnica, dice di lei: è la mia roccia, la donna che gli ricorda di tenere i piedi per terra, di non montarsi la testa, la moglie che gli fa da battistrada e prova a conquistare un posto nel cuore degli americani, soprattutto delle donne. Ecco una veterana di guerra che ha perso le gambe in Iraq, tifose di Hillary. È favolosa, ama la sua famiglia, è una che lavora, io non ho figli, lei sì, non so come faccia a fare tutto e a cavarsela. Sarà un bravissima prima, come si dice, prima signora per gli Stati Uniti. Michelle, 44 anni, dall'alto del suo 1,80 m, è una donna passionale e irruenta, fuori dai canoni delle first lady conosciute finora. Lei, nera, voleva fin da ragazza essere considerata alla pari delle bianche della sua età. Le è scappato di dire qualche tempo fa che solo ora, con Barack candidato, si sente orgogliosa di essere americana. Apriti cielo! Ha dovuto chiedere scusa per questa frase che, colmo dell'affronto, suona antipatriottica. Deve stare attenta adesso a non danneggiare il marito per eccesso di passione.